Vi ha rovato lo canta storie siciliano Ciccio Busacca per farvi sentire tutta la storia dello bandito Giuliano. Voglio cantare con senso sereno. Tutto chi gioca fece Giuliano. L'uomo che per 7 anni niente meno. Fece trovare sotto le sue mani. E per dire che tutto fu importante, l'un titolare, re dei libraganti. La guerra, signori, è stata. La guerra rovinò a Turiddu e rovinò tante altre gente povere. Tutti ne ricordiamo che in tempo di guerra mancava lo pane, la fame. È una brutta cosa. La fame è una cosa che non si può sopportare. Le ricchi lo pane lo davano alle cane, le povere lo desideravano. Ma oggi voglio provare se veramente sono nato con la mala sorte. Dissi, stavolta ci dugno la morte, a cui leva la panza le dritte, così dicendo, sintesi più forti. E parte con le vende stritte stritti. Stavolta è l'armato Giuliano. D'una pistola a portata da mano. E dissi, oggi, a cui mi levo lo pane, ci levo la vita. Queste intenzioni è partito Giuliano, carrega lo frumento, e chiano, chiano, stava tornando in casa, lo meschino ma durante la strada, ci incontrano. Di noi carabinieri per destino. Sentite la fortuna, sentite amici. Lo frumento ci fece riposare e a sparto volevano arrestare. Maturi, quando ci vedi pigliare la ferra per poterlo incatenare, meschino non si può più frenare. Sentisi un fuoco dentro lo suo cuore, poi con svertizza incomincia a sparare. Cavolo di genui di colpo mori. E Giuliano scappa molestamente. Ma una guardia campestra già presente spara contro Ture sullo stante e Ture fu ferito maleggialmente. Chissà lontana di Canto Candi. Incontra un amico lo giovane Turi. E si manno a chiamare lo dottore.
amico signori, lo porta sotto a un ponte e parte di corsa. E torna di corsa Giovanni insieme allo dottore, lo medico, che era un gran signore di notte e notte. Parte a meditare a due picciotto di tanto valore. Carrisca la vita per mangiare. Parti in montagna a fare lo bandito. Sentite che succede? Allo 1943, lo 15 ottobre. Turiddu che non c'era abituato. Dalle montagne a fare lo bandito. Passando mi disaveva stancato. Giovinardino, sentite amici, sentite, lo pensate quando Turiddu arriva, la madre come se lo braccia, figlio, figlio, perché ti sei rovinato, perché ti sei rovinato, figlio mio, guardami un bacio, dimmi la verità. Ma Turi, per incoraggiare la madre a calmare le lacrime, ha detto: madre, fai coraggio, vuol dire che il mio destino è questo. Piuttosto, sento fame, madre, preparami da mangiare. E mentre Iddu mangiava, sentivo rumore attorno alla casa. Padre, padre, diceva Turiddu, affacciati, mi sembra che sento un rumore strano. Un rumore che non mi piace, padre. Affacciati, vedete che cosa succede. Lo padre affaccia dalla finestra e vede la casa circondata dalla legge. Tremava lo padre: figlio, figlio, qualcuno ti ha fatto la spia, qualcuno ti ha tradito, figlio mio, la casa è circondata, ti arrestano. Tremava il tuo padre, tremava, ma di corsa a suo figlio ammucciava dal nascondiglio che sicuro aveva scavato dentro a un muro. Si trovava guerrero un quadro e niente si vedeva. La legge tra sé e lui cercavo in vano. Allo bandito d'origioleano. Dopo lo maresciallo, amici cari, ordine d'essi a due carabinieri e allo padre di Turi. Fici arrestare. E si lo porta con modi severi. Turi dopo successa sta scenata. Disse a sua madre: non stare scandata. Coraggio, madre. Mio padre tornerà in giornata. E se mio padre non torna in giornata, ti giuro, madre mia, matruzza amata, che con mia sbagliano la partita. Se tu, mio padre, non torna in giornata, quattro ci levo la vita. Sembrava che scherzava, sentite. Difatti all'indomani ritornavo a Montelebre, Turi a Sammucciavo.
Signore, 24 ore hanno passato. La parola di Turi era un atto. L'indomani notte, Turi ritorna al paese. Si informa che il padre non era ancora uscito e si nasconde. Turi, da un punto scuro, si appostava, caricato di nervi e di corrio, e dopo un quarto d'ora. Che aspettavo? Sentite, amici, sentite. La pattuglia in servizio, ne scio. Picchia la mina, tira lo grilletto. E a tutti noi ci sboga lo petto. Signori, ormai Turiddu era un uomo perduto, perseguitato dalla legge al 100%. Tutti i delinquenti che sentevano il nome di Turi Giuliano se ne vanno in montagna. Quattro oggi, quattro domani, quattro dopodomani, la banda cresceva. Quattro dicembre di 1945. Era Natale e Turi Giuliano. Pensava la famiglia lo meschino. Guardava Monte Lepre di lontano. E aveva lo cuore da marizzachino. Perché pensava che c'è bella festa. La doveva passare alla foresta. Se è vero che avete coraggio, scendiamo in paese tutti insieme a festeggiare la festa. Non si sa mai quello che può succedere. Oggi siamo in libertà, domani siamo in carcere. Oggi siamo vivi, domani siamo morti. E allora tutti in paese a passare la festa di Natale. Mentre Turiddu radunava la banda in montagna, il maresciallo radunava i carabinieri in caserma. Dunque, ragazzi, non credo che Turiddu la passerà in montagna la notte di Natale. Allora, tutti al vostro posto. Speriamo che Turi scende e così la possiamo intrappolare tutti. Così, signori carabinieri, si appostano. Non appena i briganti arrivano, ci danno il fermo. Ma che pensate? Che i briganti si possono arrendere con una sola parola. E incominciare a sparare. Quella notte è successa una vera guerra. Morti e feriti ci furono d'andata. Però la legge è sempre legge. Sono state arrestate tutti i banditi. Tutti completamente. No, Giuliano! Scappavo della rete. E disse ai compagni non trovati. Quando primo giuro casariti, di Turi Giuliano liberati. Ora si trucca di giudice istruttore, aveva un bel personale, non era tanto istruito, la quinta elementare aveva, però aveva una buona parlantina, aveva letto diversi romanzi, i documenti ce l'aveva a regola. Di dove l'aveva presa non si sa. Buongiorno, sono il giudice istruttore. Sono venuto per indagare i detenuti che hanno portato questa notte. Mi hanno detto che appartengono alla banda di Turi Giuliano. Prego, signor giudice, si accomodi, fra qualche minuto ci farò arrivare i detenuti. E lo pensate, man mano che arrivano i detenuti, quando conoscono il loro Turiddu, e tu da questa parte? Fai silenzio, credimi. Assassini sdesolorati, cerco di sistemarvi tutti.
incominciando a regarle, signori, ma man mano che l'andorica ci fa portare qualche lima nei celle. Così Turiddu se ne va indisturbato, i detenuti sono stati rinchiusi nei loro celle, ma durante la notte ognuno ha il suo lavoro. Hanno segato le sbarre serrane, e libri in montagna ritornano, allo sabbello capo s'abbrazzano, e della gioia tinnono un festino, gridanno tutti, che viva Giuliano! Cosa per fare lì, cosa puntino? Di vero cuore, come tante frati. Tutti, signori, l'indomani liberi in montagna, si abbracciano Turiddu, Turiddu, tu solo potevi avere questa capacità. Sei veramente una cannonata. Io, la colpa è mia se vi hanno arrestato e io vi ho liberato. Comunque questo non conta. Conta quello che deve venire incominciando da domani. Si devono fare cose pregiate. Quali sono state queste cose pregiate? Di l'indomani in poi fono tassati tutte le ricche, per come sapete, e con i soldi vi non aiutati. Diversi pure di periti. Il vero terrore. Signore, tutti i giornalisti sono partiti per intervistare a Turiddu, per fotografarlo nelle montagne. Tanti ci sono riusciti, tanti non l'hanno potuto trovare, ma fra tutte quelle che l'hanno trovato, l'ha trovato anche una bellissima signora. Era svedese e bella per natura, come una rosa dalla primavera, e tra i mondi chiene di frescura. Ciao con la stranera, ma mentre tu ne sei sentia felici, sentite che successe, cari amici. Mentre tu, signore, si faceva l'amore con la giornalista, il maresciallo preparava la trappola. Un competente. Giovanotto, so che tu sei veramente un uomo capace. Vediamo se sai mostrare la tua capacità. Vediamo se sei capace di farmi pescare a Turi Giuliano. Parti in montagna, ti arrolla nella sua banda, finta di essere un bandito, e mi porti le notizie di tutto quello che ha fatto Rito. Lo giovane da senso scarsolito parte per le montagne, non sentendo, e va satanno, c'ho meglio d'un grido. Gli studi avanzano so cervello, di fare tacchettare prestamenti. Giuliano, come discendenti. Il giovanotto, signore, senza pensarci due volte, lascia il maresciallo e se ne va in montagna, allegro e contento. Trova Turiddu. Buongiorno, Turiddu. Se posso ricevere l'onore, voglio essere nella tua banda. Ci dà la mano. Ma tu lo guarda in faccia. Tu è un uomo esperto. Giovanotto, stai attento a quello che fai. Mi sembra che hai l'occhio di una vipera. Sapete che significa l'occhio di una vipera? L'occhio traditore. Ma che dici, Turiddu? Tu mi offendi in questo modo. Io sono venuto nella tua banda per difenderti fino all'ultimo sangue e ti giuro che ti sarò fedele. Così dici tu. Contento tu, contento tutti, ma ti avverto. Se sbagli, uno sbaglio nella mia banda si paga con la morte.
D'accordo, Turiddu. Il giovanotto accetta contente. Però Turiddu, scarso e intelligente, sopra la banda so, stava pigliando e come capo, sospettosamente. Giovani briganti lo pedonava, lo sorvegliava, sentì, lo pedonava e viste cadrateva dalla caserma e tu rideva. Lo giovane nasceva e Carmo alla montagna ritornava a Lompamone, non se lo credeva. Catura a 100 metri lo aspettava. Tur lo chiama e ride e non ci dici. Come un gagliasse, paura infelice. Te l'ho detto io che ti pescavo, hai capito come hai cascato? Povero infelice, dove ci teddo giarono si fici, e dello scanto ci mancavo la voce, tu ci dissi di le miei nemici. Tu giovenotto si inginocchia in vano alle pede di Don Giuliano. Ma tu non senti pietà per quello infame, signori. Quello in ginocchio è stato vano. Tu con la pistola in la mano non ti sei pietà per Ducaino. Tra la fronte ci spara e piano piano. Tra le monte tornavo lo malandrino. Morsi ammazzato perché fu una spia. Poi co passava da carta leggia e tante e tante disero la gioia gridando che la morte ci volia. Ci voleva la morte, sentite. Tutte noia, però con Giuliano la sbagliavo, e di fare l'infame terminavo. Giorno d'origine lo scaltro brigandi. Eccellenti. E si presenta con modo importanti. Dalla contista ricca veramente. Stordoito di qualche bello giovane bandito.
contessa, m'inchino, ci baciò la mano e poi disse: sono Salvatore Giuliano. Solo a sentire il nome di Don Giuliano svenne. Salvatore, senza che perda la calma, la siede su un divano e poi con lo stesso ventaglio della contessa manda un pochettino d'aria. Con quell'aria rinvenne la bella contessa. Turi ci disse tutta sta paura. Perché la vira lei, signora cara, io vinni e me ne torno con premura. Sentite cosa voleva preparare, sentite. Li sono gioielli di la cacciaforti. E scanza sono i voti di la morte. Lei sola la può liberare. Come? È facile poterlo immaginare, dandomi tutti i gioielli che lei ha nella cassaforte. Ecco i gioielli. Le sei guadagnato rubandoli, ma te li maledico. Spero che non appena arrivi nella strada ti devono ammazzare con una fucilata. Turi ci fece una bella risata, dicendo: io svegliata la mia vita, si giusa faccia di la balconata. Cara contista resta sbalordita. Difatti la contista s'affaccia. E fora 30 uomini contavo. La contessa, signori, restò sbalordita, però Turiddu quella brutta menaccia non la dimenticavo. Ora sentite un socco come navo. Lo bello Turi, primo che ne scio, ci disse alla contessa, ma lo ciao. Santo Dio, sentite che cosa vedi al collo della contessa. Se non mi sbaglio sto bello colleri e tutto chino di brillanti veri. La contessa si fece un passo a rere, trasformandosi un bacio di colori d'orido, ci avvicina e è con misteri. Ci scocca giù gioiello di valori. Sentite, sentite. E poi ci disse tutto risolvendi. Porca miseria, con navassai e cui non avvenenti. Poi, mentre ne esci felici e contenti, sopra un divano, viste l'obbregante romanzetto d'amori e l'estamenti. Giacchetta si lo mise lo bragandi. Che poi ci disse con la faccia tosta. Lo leggio e ci lo mando con la posta. Signore se ne va in montagna con tutti i suoi compagni, hanno festeggiato il bel colpo che hanno fatto, ma Turi Giuliano non si è dimenticato che il romanzetto se l'aveva prestato e quando di leggirlo ha terminato, lo libro con la posta fu speduto e alla contessa, quando l'ha pigliato. Trova un biglietto alla
così screvuto. Sentite che cosa c'era scritto nel biglietto, signore. Ritorna tutti lì così prestati. Ma mi trattengo le cose rubate. Di poco valore, dai campagni fecero trovare, alle povere affitte zappatori, lo hanno scelto poco dei denari. Gli è sparti qualche femmina onorata, se di ladrona fosse disonorata. Che volete, signore, così si dice, niente fare che niente si sa. Tutto quello che facevano le sdesonorate in campagna lo caricavano a Torino. Ma qualche amico che vuole bene a Torino lo rimprovera. Torino, non ti vergogno fare ste cose contro le povere contadine. Tutta la campagna piangi, hai maltrattato le donne, robe 20 kg di provento, 10.000 lire, vergogno di Torino. Io ho fatto ste cose, ma siete pazzi? Ci sarà qualche banda di malviventi, ma ve lo giuro, se le trovo le ammazzerò e non mi chiamate assassino se lo faccio. Turillo incontra le malviventi e le ammazza come tante carogne. Le va ammazzando, chi sto sovanno me ne danno e gnorno duri geranno, geranno, viste che forti, io uno ciancenno do picciriggi, carichi l'affanno. E li chiamavo correndo, correndo. Li chiama presto, presto, sentite. E ti lo picciriggi ci condano. Li ovavo lo sordo giuliano. Ora, signore, che sente piangere i bambini e sente quelle brutte parole, mette la mano in tasca, aveva qualche cinquantina di melaleri. Ecco, bambini, portatele a casa. E se qualcuno vi domanda, dite che Giuliano va dato i soldi e pregate Dio che quelle infamme che vanno rubati i soldi incontreranno sotto la mia mano e sentirete dire come ci va a finire. Addio, bambini! Addio! Tu rincontravo a Pedro con Matteo e presto presto malo sospettavo perché quando Torino comparivo. Ognuno dice in faccia si cangiavo e tu ridissi che ste sono chiedi. T'hanno rubato Rido Piccirini. Se sono rati e miserabili, non vi vergognate a rubare i bambini, non vi vergognate a rubare i poveri della campagna. L'ho giurato e a uno sarete tutti ammazzati. Turi lo suo fucile ha scaricato, gira e rigira, dopo ancora 4 giorni incontra un uomo anziano. A sto povero vecchio ci ha rubato la sciccaredda e 6 litri di vino. Se ve la dico, zio, come c'è? Sogno Torino, non mi conoscete? Lo vecchio lo guardavo se ci credete che non ti sdegno e con l'occhio sbarrate, sì. Sì, ti conosco, revili banditi. Tante povera fa.
finito la rimproverazione. Ti macchiasti l'unnomo, caro Turi. Ti hanno rubato, a cui è stato Turi. Il signore non se lo aspettava sto rimprovero. Sì, ti conosco come non ti conosco. Ricordo ancora i giorni che ti portava in bracci come un bambino, come un mio figlio. Eravamo vicino di casa. Ti ho comprato tante caramelle dicendo che ero un bel ragazzo. Ora sei cresciuto, hai fatto la banda, sei diventato un brigante e mandi i tuoi uomini a rubare a un povero zappatore. Vergognati, dopo Turiddu, carro putamuri, desi a due vecchio 100.000 lire e poi ci dissi parola d'onore. Tutti stampati devono morire. Giustizia paraculi somano. Tu, signore, sei lontano. Lascia il vecchio e un poco più lontano. Tu rincontra Vicenzo, a Ciccio e a Nino ancora con la scecca tra le mani. E ammazza tutti i trilo malandrino. Poi tu ritorna a straduni, straduni. E ci tornavo, la scecca lo padroni. Lo pensate, tuo povero vecchio, quando si vede trovare la scecca. Dio ti benedice, Turiddu. Che Dio ti benedice. Se ve la dico a zio Vicenzo. Addio, Turiddu. Benedetto lo latte che ti ha dato tua madre. Venne lo primo maggio, uomo e signori. Non si può dimenticare. Lo giorno che ha lasciato tanto dolore. Lo giorno che ha lasciato lacrime amari. Perché tu giorno piccolo sapiti ci fanno morti e ci fanno feriti. Quel giorno ci sono stati 10 morti e 20 feriti a Portella Ginescia, sicciti, trovati ancora peggio insanguinati e 10 nomi di morti leggiti. Canta la grossa pietra su stampati. Tanto si disse che fu Giuliano che seminavo le morte in Dardogliano. Dopo sto fatto, 3 mesi passano e vosi lo terribile destino calobregante visti di lontano. Carabinieri in trangami un gino. E tu ricevo mise dalla strada una grossa mina, bella sistemata. E non appena
Reddamina fu toccata, precisamente della prima rota giamatana fu tutta sfragillata. Ieni mossero sette dalla voda, sette carabinieri, sette figli da madre, sette famiglie di angeli, signore gentili. E tu risa la montagna dalle cose. Frisco, che io frisco ancora di le rodi. Poi Vetture stringeno lo cosi, perché la legge Chiombegni ci mise lo colonnello Lucca a fare osi. Rastrillamenti di virgi precisi, incominciare le tormenti, vedendosi mancare le briganti, e studiava l'uomo intelligente. Partire per l'America alla standi, ma prima di partire si raduna. So compagni e consigli ci dona. Dunque ragazzi, credete che per noi acce la cosa è veramente brutta, perché è arrivato il colonnello Lucca, la nostra banda cala maledettamente. Io quasi quasi che incomincio ad avere paura, e allora io mi ritiro. Ognuno cercate una strada giusta e cercate di fare i galantomeri, cercate di ritirarvi, spatriare se è possibile. La galera è più peggio di una grutta, tanto che fu di Cristo maledetta per ciò sta banda. La dichiaro rotta. Ognuno piglia la strada più gritta. E se da stacca Torino Giuliano, si preparava l'aereo prano, che partire doveva, allo mattino e la madre pregava di lontano. Pisso figlio Turiggio a Corighino, sapendo che lo figlio doveva partire per l'America, si inginocchia e prega la Madonna. Madonnuzza, Madonnuzza bella, aiutate a me figlio Turiggio
per 7 anni l'avete guardato, aiutatelo ancora tutto stanotte e domani al mattino mio figlio partirà per l'America. L'ultima notte, signore, che tu la passava in Sicilia, dormeva, forse si sonnava che era nel terreno americano, invece era immenso le lenzuola, perseguitato della sorte mala, e mentre entravo sonno si consola. Senza perdere un momento, visti che un minuto era giunto, e ci sparavo senza pentimento. Tre colpi andavo, cuore bello a punto. Non si può dimenticare mai quella mattina, signore. Il 4 luglio di 1951. La notizia, signore, arriva in tutti i paesi e arriva anche nella casa di Giuliano, nella madre, nei parenti. Non appena arriva la notizia, parte la madre e partono le parenti. Ci fanno gridi, ci fanno spaventi, ci fu una vera scena straziante e tutti i chigi capono presenti. E lacrime nittano tanti a tanti. Ciccio Bosacca in canzona lo figi. Figlio, figliozzo mio, la mala sorti. Tremare la Sicilia non si sente più, non si muove, è miso un trana tomba che aspetta la madre che ci porta le ciurie. Turi Giuliano resterà il suo nome per sempre nella storia. Così lasciamo alla madre addolorata e Pisciotta fu arrestato e una giornata per completare tutta la partita la sua persona venne avvelenata. Gentana cella ci lasciò la vita. Pisciotta morto nel carcere di Palermo, avvelenato. Tu fu già mano non si sa bene di. Lo sape solo Cristo a nevo.
sacca, dici? Quattro parole davvero importanti, vi dici, di campari onestamente. Che non conviene a fare li briganti. Sacca per mandare l'ultimo verso. Thank you.